Bentornati ancora una volta! Vi dico una cosa. Prendete un po' di personaggi di Final Fantasy, qualche personaggio Disney e otterrete un mix perfetto. Non vi voglio già dire tutto, forse l'avrete già capito cos'è. Buona visione! La Disney e la Squaresoft sono due tra le più importanti case dell'intrattenimento, non soltanto cinematografico, ma anche di quello videoludico. E nell'anno 2002 uscirà per PlayStation 2 un gioco che è diventato un cult praticamente da subito. Si tratta di Kingdom Hearts. Questo gioco rappresenta il momento in cui la filosofia occidentale e quella orientale si sono uniti, creando un mix di divertimento e fantasia unico al mondo. Ma analizziamo con calma tutti gli aspetti del gioco. La storia è a inizio sull'isola del destino, dove regnano la felicità e il bel tempo. È abitata da alcuni personaggi che noi abbiamo conosciuto nel mondo di Final Fantasy, come Tidus, Wakka e Selty, ma anche da Sora, che è il protagonista della storia. È un ragazzino dotato di un gran cuore, confida molto negli amici, specialmente nei due più importanti, come Kairi dalle origini incerte e Riku, un ragazzo freddo come il ghiaccio, ma anche amico e rivale di Sora. E purtroppo avverrà l'imprevisto. Un terribile incubo incomberà sui sogni di Sora, che sono gli certi Heartless. Ma non voglio già dirvi tutto, perché sennò altrimenti vi rovino la sorpresa della storia, che è meravigliosa, affascinante e molto fantasy. Passando per la realizzazione grafica, bisogna dire che Squaresoft e Disney Interactive hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo modelli poligonali dei personaggi con molti poligoni, ben animati e ben caratterizzati, e non risultano mai legnose le animazioni, e a volte risultano essere anche molto ironiche allo stesso tempo. E anche per quanto riguarda le ambientazioni, sono state realizzate anch'esse molto bene. Abbiamo un 3D che può fare molta invidia al primo Jak and Dexter, solo che qui è realizzato anch'esso molto bene, con molti colori a schermo, con molti poligoni anch'esso, e tutto risulta essere fluido senza alcuna interruzione. E questo è il primo passo. È già una bellissima gioia per gli occhi vedere una grafica che fa paura. Ma il bello doveva ancora arrivare. Sul lato del sonoro, invece, abbiamo moltissimi effetti sonori ben curati, ben integrati all'interno del gioco, e riescono a dare un grande senso di magia, spensieratezza, e ci trasporta nella bellissima ambientazione fantasy di Kingdom Hearts. E invece, per quanto riguarda le musiche di sottofondo, sono dei temi musicali epici, ben integrati anch'essi
riescono a farci pensare che il gioco sia qualcosa di spettacolare, e infatti ci riesce. Sono un ottimo accompagnamento all'ottima atmosfera. Analizzando il lato della giocabilità, Kingdom Hearts è un gioco di azione RPG molto simile a Zelda, che mescola molti elementi dei Final Fantasy. In questo gioco i combattimenti a turno non esistono come in Final Fantasy, tutto viene fatto in maniera casuale in stile molto arcade. Il protagonista si muove nelle ambientazioni come in un platform tridimensionale, salta, si arrampica, effettua evoluzioni in stage molto simili a quelli di Jak and Dexter. Gli scontri, vi ho già detto che sono molto casuali, ma è molto interessante il modo in cui li combattiamo, che è abbastanza semplificato. C'è un tasto per agganciare l'avversario di turno e puntarlo per abbatterlo. Per abbattere i nostri avversari ci sono molti elementi dei giochi di ruolo, come i punti di ferita e i punti magia, che sono upgradabili. E se guardate nel menu a destra, si possono scegliere molti elementi che renderanno l'azione di gioco molto più interessante, come pozioni curative, delle magie o addirittura evocare delle summon, che sono delle divinità. E cosa molto importante, è anche stato messo un sistema di gestione che prevede l'assegnazione da parte di noi giocatori di alcuni tasti rapidi, delle funzioni specifiche, in modo da cercare di essere evitati di essere sopraffatti dagli avversari durante la pianificazione della battaglia. Alla fine di ogni combattimento vengono assegnati dei punti in rapporto al numero di nemici incontrati ed eliminati e a loro livello di potenza. Come in Final Fantasy, ci sarà anche qua la crescita delle abilità del nostro personaggio. Poi, dovete tenere presente che non è che dovete soltanto aspettarvi di incontrare personaggi della serie di Final Fantasy come Bahamut o Shiva, ma anche personaggi del mondo Disney come il Re Leone o anche addirittura il genio della lampada. Insomma, questo gioco ha una gran varietà di divertimento e di personaggi che sicuramente riuscirà a tenervi incollati allo schermo per molte ore, e risulta essere molto lungo e molto divertente, soprattutto per i grandi fan degli action RPG. Quindi, questo gioco è consigliato? Sì, se vi piace questo genere di giochi, e la Squaresoft con questo gioco di Kingdom Hearts ha realizzato uno dei suoi migliori capolavori che abbia mai realizzato, ma il meglio doveva ancora venire con il suo seguito Kingdom Hearts 2. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, vi aspetto! But the girl couldn't hold you still, and I sighed. Trouble, my old friend. Your day is coming. Follow! Fire! Heal!